Salve gente di Macadocco e benvenuti nell'ultima, finalmente, parte di questo lunghissimo episodio di 33 giorni. Promesso, i prossimi episodi saranno più corti, non avrò tutte queste cose enormi, tutte queste collezioni gigantesche. Però prima dovevo eliminare la collezione, poi almeno farò, quando farò degli aggiornamenti su ciò che arriverà, basta fare un video corto corto e abbiamo chiuso lì. Oggi tocca a una, anzi alla mia band preferita di tutti i tempi, ovvero i Pink Floyd. Anche se ho la maglietta dei Beatles, ma quella dei Pink Floyd era da lavare, porco demonio. Ho deciso di farò vedere tutti i vinili, meno 4 dischi che per ora non posso vedere, ma vi farò vedere in un video a parte, perché noi sta cimice la schiscia, se solo non puzzasse come la merda quanto la schiscia, e anche una serie di cofanetti che ho qui in basso che desidero tanto farvi vedere. Quindi, sigla! Fantastico, iniziamo subito e il primo disco che mi capita sotto gli occhi non è neanche un album, iniziamo benissimo. Di fatto è una compilation che ho deciso di mettere al primo posto perché di fatto è uscita negli anni 70, però contiene i primi singoli, quindi sono detto meglio mettere all'inizio. Ed è ovviamente il Relix, dato questa qui è la versione con il Relix bianco, che non so se è più raro o meno rara, però so che è diversa, e normalmente quella che vedo in sempre in giro è quella con Relix e Pink Floyd scritti in rosa. È stupenda questa piccola collezione, ci sono dentro un sacco di tracce, tra le prime tipo la famosissima sì, Emily Play o Arnold Lane, il primissimo loro singolo, Careful with the Attacks Eugene, la versione originale, non quella di Amma Gamma, più altre canzoni. Non c'è molto da dire. E Relix sono gli esordi dei Pink Floyd e meritano sicuramente un ascolto e sicuramente meritano di essere posseduti in vinile. Il prossimo album è un regalo che mi è stato fatto da mia cugina, ciao cugina, due album che mi mancavano, ovvero il primo e il secondo, ovvero The Paper Gates of Dawn e Suicide Full of Secrets, quindi li ha regalati tutti e due in una botta sola, con questo, ovvero A Nice Pair, che è una sorta di raccolta che comprende in due vinili, quindi uno e due, i primi due album della band. Però se li cambi, cambiano comunque, quindi no. Non ho capito. La cover è una figata ed è un buon modo per sentirli tutti, perché alla fine in effetti sono album un po' più difficili da trovare. Ah, ci tengo a dire che tra questi non ci sono le remaster del 2016 da nessuna parte. Nessuna di queste è una remaster del 2016. Ci sono delle remaster perché in realtà la collezione l'ho completata molto prima che venissero fuori le remaster. Ovviamente il terzo album non può che essere il terzo album, e in questo caso è More. Ovviamente soundtrack from the film More. Questa è la versione italiana. Devo dire, la custodia è in condizioni meh, però l'album è in condizioni tutto sommato decenti. L'ho pagato anche tutto sommato poco, suona veramente bene. Poi vabbè, bello, cioè questo qui è un album di quelli piacevoli, basta cimici, tutti i coglioni, un sacco di tracce belle, ma secondo me questo qui, come tutti gli album di Pink Floyd tra l'altro, è un album da ascoltare di botto. È inutile stare anche a dire qual è il migliore degli album di Pink Floyd, perché intanto sapete qual è il mio preferito. Non è che c'è molto da dire, questo è comunque un bellissimo album e non si tocca, come tutti gli album dei Pink Floyd. Oh, ecco, adesso quello che arriva credo sia il mio meno preferito dei Pink Floyd, ma è comunque stupendo. E come ho detto per i Daft Punk, se anche il tuo album peggiore è comunque un capolavoro, vuol dire che la tua carriera d'artista è andata a gonfie vele. Ovvero Amma Gamma. Allora, non è vero che non mi piace Amma Gamma, a me piace moltissimo Amma Gamma, tantissimo mi piace Amma Gamma, solo quello che mi piace di meno. In ogni caso mi piace tantissimo, non c'è storia, è un album strepitoso. Purtroppo non lo posso ascoltare perché lo stesso problema di quel cazzo di giradischi. Ho il disco tagliato in maniera irregolare. Perfetto, è diviso in due parti, quindi il primo LP, una sorta di raccolta di brani in live, il secondo invece è una raccolta di brani in studio. Ogni sessione, perché la ferma poi delle sessioni, diciamo così, sottolata da ognuno dei membri dei Pink Floyd. Quindi la prima parte di Sisyphus è di Wright, la seconda parte appunto di Roger Waters, con due tracce, Grantchester Meadows, bellissimo, e Several Species of Small and Furry Animals Gather Together in a Cave and Grow with a Pig. La terza, devi dire More Than a Away, e Nick Mason con il Grand Vizier Garden Party. Comunque, sempre splendido. Oh, questo è un mio grande amore, questo è uno dei miei top 5 album dei Pink Floyd, ed è Atom Heart Mother. Vabbè, cosa c'è da dire su questo album se non mucca. Molti se lo ricordano soltanto per la mucca, in realtà questo qui è un album splendido, celeberrimo, non si può toccare. L'Atom Heart Mother Suite è semplicemente eccezionale, non si può neanche valutare quanto sia bella. Poi in realtà anche tutto il resto dell'album, Summer 68, Shadow Sun, Alam Psychedelic Breakfast, Eve, ho detto tutto l'album, mannaggia. Perché poi non arrivi Morgan a farti le cover, forse è meglio di no, eh. Oh, eccolo qui, il mio preferito. Voi pensate che sia The Division Bell? In realtà no, non è The Division Bell il mio preferito è un altro.
Metal è il mio album preferito di tutti i tempi. Io sono drogato di questo album. Lo ascolto praticamente almeno una volta a settimana, devo sentirlo. Cosa c'è da dire su questo album se non che ogni singola nota di questo album è la perfezione assoluta? Soprattutto Echoes, che ormai la definisco quasi la mia traccia preferita dei Pink Floyd, anche se ti dura tipo, quanti cazzo, 23 minuti. È comunque un capolavoro senza pari. Cioè volano questi 23 minuti, io non so cosa dire. Qui siamo già nel 1971, quindi siamo già anche andati un po' avanti. Mi spiace che questo album sia tra i meno ricordati dei Pink Floyd, cioè ovviamente un capolavoro, ma è tra i meno ricordati. L'unica che è diventata veramente famosa di questo album è One of These Days, che secondo me tra quelle disponibili è la peggiore, nonostante sia stupenda. Chiariamo, mettiamola in conto, ecco, che io ho sempre paura di dire è la peggiore, poi dice, non ti piace, ti fa schifo. Non è vero, cazzarola, non è vero. Oh, qui abbiamo invece Obscured by Clouds. Attenzione, questa versione qui è un po' particolare, tutto perché è ridotta un po' una schifezza, però ve l'ho pagata pochissimo. Ma soprattutto è la versione olandese, e la versione olandese non ha i famosi bordi rotondi, perché la versione europea classica, anche per quella italiana, aveva dei bordi rotondi, dei tagli rotondi sul bordo, sugli angoli, in modo da dare questa forma rotonda un pochettino a tutta la cover. In realtà quella olandese non ce l'ha. Infatti mi sento abbastanza fortunato ad averne una senza quei bordi, anche se magari un giorno mi piacerebbe vederne una quei bordi. E poi soprattutto la versione olandese ha la cover lucida. Quanto ne so, per le altre versioni avevano invece una cover molto più opaca. L'album non è in condizioni fantastiche, c'è anche un grafico abbastanza profondo, però non si sente più di tanto. L'album comunque era troppo bello per lasciarlo lì, e visto che non avevo ancora trovato una copia di questo album da nessuna parte, mi sono detto guarda, per 10 euro va benissimo. Oh, ovviamente adesso tocca ai grandi classici. Il problema è che del gran classico non ne ho solo uno, ma ne ho un altro ancora che al momento non posso farvi vedere, e infine oltre a una versione CD che è nascosta lì ma che non voglio tirar fuori, ho anche questo. Però vediamo che ora. Prima versione, questa qui è la prima stampa italiana del 1973. Cosa c'è da dire su questo album? È il Dark Side of the Moon. Se tu, persona che stai guardando questo video, non hai mai ascoltato il Dark Side of the Moon, io non capisco cosa ci fai ancora in vita. Questo album è la leggenda, questo album è da dove è nato tutto, praticamente. Cioè, così non si può non aver mai sentito Dark Side of the Moon. Vabbè, non ti dico neanche quali sono le più belle. Per me sono Time, Ascend Them, Eclipse e Breathe. Tutte, questo mi posso inchinare a questa meraviglia, eh? È permesso? Questa è la mia Bibbia, praticamente. E questa, appunto, è la versione prima stampa italiana. Insieme a questa ho anche questa, che invece è la ristampa del 2011. Questa me lo ricordo ancora al momento in cui l'ho comprata. L'avevo comprata insieme a Revolver e a Rush of Blood to the Head. Merita tantissimo. Che bella, che muah, stupenda. E poi, oltre alla versione Experience Edition in CD che mi sono comprato un po' di tempo fa, e a una versione che però vi farò vedere in un altro episodio, ho comprato anche questa, ovvero la Immersion Box Set. Che cos'è l'Immersion Box Set? È una versione in CD, ma in molti CD diversi, insieme a dei DVD e delle cose. Contiene tutte le demo, contiene l'audio in 5.1, contiene un sacco di memorabilia, contiene tipo anche tipo delle biglie col coso del Dark Side of the Moon. Cioè, bellissimo, non potevo non averla. E appunto non ce l'ho soltanto Dark Side of the Moon, di fatto è stato rilasciato per altri album, tra cui Wish You Were Here. Sì, lo so, non è la copertina classica di Wish You Were Here, ma non potevo non farvela vedere. Perché vi faccio vedere questo e non un vinile? Perché il vinile di Wish You Were Here non ce l'ho, o perlomeno ce l'ho, ma fa parte di quei 4 vinili che non posso per ora farvi vedere, ma vi farò vedere. E se sei tonta non è colpa mia. E vi farò vedere in un altro episodio, perché lo scoprirete più avanti. Anche lui, quest'altro fanetto è eccezionale. Cioè sono dentro quelli tutti i memorabilia, ci sono dentro CD con le tracce bonus. Tra l'altro sono le tracce bonus di questa edizione, ma anche delle prime fine sono le stesse, credo. Sono tra le migliori che si possono trovare dei Pink Floyd, sono bellissime. Tra cui ci sono anche le demo in live di Animals, che è l'album dopo. Pazzesche. Più c'è il DVD audio, il Blu-ray, con un sacco di cose belle. Quindi approvata, pacca dopo approved. Ovviamente dopo Wish You Were Here, cosa ci può essere se non Animals, un altro dei miei album preferiti dei Pink Floyd. E mi ricordo, ho penato l'anima dell'inferno per avere questo vinile. Alla fine l'ho anche pagato mica poco, perché vabbè, all'epoca la remastered non c'era, quindi o questo o niente. Venuto in bellissime condizioni, e poi vabbè, sono super dalle tracce migliori che io abbia mai sentito. Vabbè, già solo Dogs merita l'acquisto di questo album, perché è tipo metà dell'album, perché non conto Pigs on the Wing, quindi va bene. È molto cattivo questo album, cioè io perché ne sono lamentato questo album, perché questo album è tosto, cioè
cattivissimo, uno sputo in faccia alla società. Waters qui è stato cattivo come pochi, autentico capolavoro, e veramente anche questo album è da sentire, non ci sono storie, non ci sono santi che tengano. Dopo Animals ovviamente arriva il periodo, uno dei periodi più amati dai fan, da me un po' meno, non è il mio periodo preferito, però comunque un periodo che adoro, cioè, come tutte le cose di Pink Floyd, ovvero The Wall. Questa è la remastered del 2011, me l'aveva regalata mio padre, ci sono dentro comunque anche il poster, no, il poster l'ho appeso qua di fianco, ce l'ho qui. E niente, la versione mia, questa è quella di cui avevo fatto l'unboxing ormai 4 anni fa, non lo ricordo neanche, tanti anni fa. E vabbè, cosa c'è da dire, l'avete già visto tutti, non sto a riaprirvelo, se volete vedere andate a vedere l'unboxing di 4 anni fa. Oltre a questo, appunto, avendo detto che avevo tutte le immersion boxet, ho anche la sua immersion boxet di The Wall. Vabbè, anche qui immersion boxet con dentro l'ira di Dio di roba, con dentro le biglie, con dentro la sciarpe, con dentro i CD, qui CD, cioè sono 6 CD e un DVD, si parla di molte ore di musica perché ci sono tutte le demo dell'album. Inoltre c'è dentro anche l'intero live di Is There Anybody Out There, che a quanto ne so sì, 4 ore la versione CD, ma è piuttosto rara. Sono contento che ci sia la versione in live, e più ci sono i work in progress che sono un'autentica chicca, più c'è il DVD con alcuni corti. Mi sarebbe piaciuto ci fosse anche integrato il DVD del film, che poi me lo sono dovuto comprare a parte, quello con Bob Geldof. Vabbè, in ogni caso va bene uguale, purtroppo non c'è, però va bene uguale. Di The Wall ne avevano anche altre due cose, ovvero due singoli, Another Brick in the Wall, singolo 45 giri, con One of My Turns, eccolo qui, bellissimo, non pensavo di vederlo mai nella mia vita. E poi quello un pelo più raro, perché questo qui tutto sommato è abbastanza facile da trovare, questo invece è un pelino più difficile, perché questo è When the Tigers Broke Free. Che cos'è When the Tigers Broke Free? È quella traccia nascosta, era stata fatta esclusivamente per il film di The Wall e che mai era stata pubblicata in nessun album, è stata poi aggiunta con la Discovery Edition in The Final Cut. Non so neanche se c'è nella versione vinile di The Final Cut rimasterizzata, perché non so neanche se ci fosse lo spazio. In ogni caso alla fine poi l'ha messa, anche perché in effetti ci sta bene in quell'album, con quel B-side Brings the Boys Back Home. What? Non pensavo di averlo mai nella vita. Questo 45 giri ci tenevo troppo, quando l'ho visto mi sono detto vaffanculo, me lo compro, e ho fatto il gran bene. E allora, si sono moltiplicate. Quante cazzo ce ne sono di cimicimo in questa stanza? Gesù. Procediamo, appunto, l'abbiamo già citato, The Final Cut. Secondo me è molto sottovalutato come album. È stupendo questo album qui, è veramente molto sottovalutato. Già per me, The Gunner's Dream merita tutto, ma anche The Flesh Memory Home, Not Now John, Not Now Cimice, The Post-War Dreams. E in realtà è un album molto bello, molto maturo, molto b-side di The Wall. Questo sì, però sono belle b-side alla fine. Sono b-side molto godibili, e mi piace veramente tanto. Ed è un peccato che non abbia preso come i suoi predecessori, e nemmeno che mi sbrighi, perché sta prendendo il tempo. Ovviamente dopo di lui I'll Metal Up Sorpresa, anche questo album molto detestato, diciamo così, dalla maggior parte dei fan dei Pink Floyd, invece è uno dei miei preferiti. Io lo adoro questo album, forse anche soltanto per One Sleep, che è una delle mie canzoni preferite, ma anche On the Turning Away, Learning to Fly, Sorrow Mingia Papà Sorrow, per me è sempre eccezionale. In realtà un po' tutto il periodo 80-90 dei Floyd mi piace tantissimo, è sottovalutato tantissimo. Ovviamente c'è lui, ovvero il cofanetto. Il cofanetto di The Division Bell, con dentro un po' di roba, tra cui adesso alcuni li ho tirati fuori, l'album originale, quindi The Division Bell, quella versione due vinili nera, quindi la remaster per il 20° anniversario, High Hopes singolo 12 pollici in vinile blu con il retro inciso, con One of These Days Live e le versioni complete delle canzoni, quindi non le versioni radio, e il singolo invece con le versioni radio di 7 pollici in clear vinyl, molto molto bello, che forse ogni tanto fa piacere anche sentire le versioni radio, e infine il singolo di Take It Back con Astronomy Domine in live, questo vinile rosso molto figo. Tutto questo faceva parte del cofanetto che ho comprato, quello di Division Bell, qui feci l'unboxing anche lì troppi anni fa. No, come mi sento vecchio. Vabbè, procediamo che è meglio. Restano ancora tre elementi. Dio, ma so, non sono finiti gli album di Pink Floyd? La risposta è più o meno, perché c'è ancora uno degli album di Pink Floyd, e ci sono due album che non sono dei Pink Floyd ma sono dei membri di Pink Floyd, e li ho voluti mettere insieme lo stesso. Allora, l'ultimo album di Floyd ovviamente è lui, ovviamente, di Endless River. Cosa ne pensi di questo album? Preferisco non dirvelo subito, preferisco trattarlo in un video a parte, perché merita un discorso a parte questo album. Pensavo di farlo verso novembre, quando cadrà l'anniversario di questo disco. Perché no? Potrei anche pensare.
pensarci. Oh, questo invece è uno dei miei album preferiti da Mo, perché questo album secondo me è semplicemente splendido, ed è Rattle That Lock di David Gilmour. Tutte, dalla prima all'ultima, con particolare attenzione in Dancing Right in Front of Me, in Any Tongue, The Girl in the Yellow Dress e Faces of Stone. Questi sono dei brani eccellenti, secondo me questo album praticamente è quasi la perfezione, personalmente ovviamente, ricordo, sono solo mie opinioni, cazzo di ore si sono fatte e io devo andare, quindi mi devo muovere. Quindi voi pensate come lo volete, per me questo album è eccezionale, vorrete convincermi il contrario, non me ne frega, io amo questo album alla follia. E infine ho avuto il culo immenso di trovare una copia in vendita di questo, ovvero Is This The Life We Really Want di Roger Waters. Che bello! Come senz'altro saprete, ormai questo album è illegale, non si può più né acquistare né vendere. Io l'ho acquistato praticamente il giorno stesso in cui è diventato illegale, ho avuto una botta di culo incredibile che ancora non avevano aggiornato le pagine di Amazon e crack! Cala le braghe, mi sono beccato una copia. Comunque l'avrei preso lo stesso perché è un album eccezionale, è bellissimo. Ha bisogno però di essere ascoltato come si deve, con i giusti tempi e con la giusta voglia di ascoltarlo, non come molti altri che ho sentito, ho detto non mi fa cagare perché è troppo complicato. Queste sono parole vere, giuro. Ok, signori, io sono stanco morto e abbiamo finalmente finito l'intera raccolta di vinili di Macadoco, cioè mia. Bene, ci vediamo nel prossimo episodio di 33 giri. Datemi voi delle proposte su cosa vorreste un episodio di 33 giri, perché no, va bene anche chiedere a voi iscritti. Ci vediamo quindi nel prossimo episodio di 33 giri. Fantastico! Take my hand and come with me because you look so fine that I Vai, vai che ho finito. Vai che ho finito.